Buongiorno, buona giornata e buona settimana a tutti, cari amici. Allora, prima di parlare, di recensire il Takeover Vengeance di NXT, che già diciamo che è stato bello, straordinario, effervescente, frizzante, brillante. Prima di questo, però, bisogna dare atto che la federazione di Vince McMahon e di McMahon, però coadiuvata anche da Triple H per quanto riguarda NXT, ha messo sotto contratto svariati performer, tra cui proprio provenienti da Impact Wrestling, una delle mie preferite, Taya Valkyrie, nella sezione donne. Per quanto riguarda i maschi, Eli Drake, con il suo bel parlare, disquisire. Però Eli Drake proprio qui dalla fonte vedo che si farà chiamare La Knight. Taya Valkyrie si presume che rimanga con questo nome e cognome artistico, anche perché sempre leggendo dalla notizia è la moglie nella vita reale di John Morrison, quindi chissà se in un tempo futuro potremmo vedere moglie e marito nello stesso roster, anche perché sicuramente Taya Valkyrie inizierà appunto da NXT. Altro performer messo sotto contratto, ma proveniente dal settore di sviluppo giovanile Evolve, Harlem Bravado, che però in WWE si chiamerà Clint Barrow. Poi, allora, partiamo ora ufficialmente con l'analisi, la recensione di Takeover Vengeance Day. Vedete come immagine di video copertina il poster promozionale con Finn Balor, Pete Dunne, Toni Storm, Yoshirai e Mercedes Martinez. Allora, innanzitutto, giusto così per curiosità, come commentatori abbiamo il solito trio Vic Joseph, Wade Barrett, Beth Phoenix, commento spagnolo Carlos Cabrera, Marcelo Rodriguez, ring announcer Alicia Taylor, arbitri Dave Wirtz, Daryl Sharma, Die Bauer, Tom Castor, interviste Mackenzie Mitchell, pre-show Sam Roberts, Brandon Walker. Partiamo ora veramente con le sfide. Pay per view Takeover che si è aperto con la prima finale della Dusty Cup, quella al femminile, Dakota Kai e Raquel Gonzalez, che si sono laureate come prime vincitrici della Dusty Cup femminile, battendo Ember Moon e Shotzi Blackheart, e quindi a questo punto hanno di diritto un'opportunità titolata per le cinture di coppia femminile. Il match è durato quasi 18 minuti, di preciso 17:40. Poi match singolo per il titolo nordamericano tra Johnny Gargano e Kushida. Sfida anche questa come la prima altamente spettacolare, vinta da Johnny Gargano in 24 minuti e 51 secondi. Pensavo qui che magari ci fossero comunque come guardie dal corpo Theory da una parte e Dexter Lumis dall'altra, ma niente. Terza sfida del takeover, altra finale, questa volta al maschile tra gli MSK, Nash Carter e Wesley, che si sono laureati subito dopo il loro arrivo da Impact, gli S Rascals, battendo i giovani veterani di Liverpool, James Drake e Zach Gibson, in 18 minuti e 26 secondi. Quindi a questo punto hanno diritto ad un'opportunità titolata ai titoli di coppia di NXT, e però io chissà perché dimentico sempre dell'esistenza vera e propria. Nel pre-main event, Yoshirai ha battuto Toni Storm e Mercedes Martinez in un match che magari sì, rispetto agli altri, a livello così di tempo è durato di meno, 12 minuti e 13 secondi, magari
si è voluto dare questo tempo minore visto che il match precedente era durato quasi 20 minuti, ma soprattutto perché ora andiamo a spiegare nel main event che è durato 25 minuti e 24 secondi. Finn Bálor ha battuto Pete Dunne, ma si era sulla chiusura dell'evento, mancavano più o meno 5 minuti ancora, perché l'evento in tutto è durato 2 ore e mezza abbondanti. E niente, ad un certo punto quindi sono intervenuti aggredendo alle spalle di Finn Balor, Danny Burch e Oney Lorcan e Pete Dunne, che ovviamente Pete Dunne stava sul ring. Poi sono sopraggiunti l'Undisputed Era, Roderick Strong, Adam Cole e Kyle O'Reilly. Bobby Fish credo che sia ancora infortunato, credo. E niente, ad un certo punto, proprio nel momento, insomma, come lo vogliamo chiamare, il gesto più o meno così, va, diciamo così, dall'Undisputed Era, Adam Cole interviene con un netto super kick out, cioè super, sì, un calcio alto nei confronti di Finn Bálor. Ovviamente Kyle O'Reilly va su tutte le furie e dice: ma perché fai questo? E poi qui che ovviamente con questo iniziamo a capire come Adam Cole sembra che rivuole ciò che lui ha detenuto per tanto e tanto tempo come la cintura massima di NXT, ma quello che ha fatto più scalpore non è stato tanto il calcio a Finn Bálor, ma è stato il tradimento nei confronti di uno dei membri dell'Undisputed Era. Parliamo di Kyle O'Reilly, quindi oltre all'ipotetica rivendicazione nuovamente appunto di Adam Cole per quanto riguarda il titolo massimo di NXT, ma qui si apre anche un altro scenario, ovvero è nata la spaccatura definitiva dell'Undisputed Era, nel senso che Adam Cole si vuole slegare dalla stable. Ovviamente questo ci lascia presagire un tanto interesse e tanta attesa per la puntata di questa settimana di NXT, come di solito in onda il mercoledì su USA Network in America, perché dovrà spiegare quindi le azioni che a questo punto il perché si è comportato in questa maniera nei confronti di Kyle O'Reilly. E si sì, cercherà un po' di capire se effettivamente ciò che vuole di più Adam Cole è la slegatura dall'Undisputed Era o il titolo massimo di NXT o tutte e due le cose. Quindi, ovviamente, per questo voi giovedì ne trarremo il resoconto parlando di quello che accadrà nella puntata settimanale dello show Giallo Nero, che, come ho detto all'inizio, si rinforza ancora di più e quindi, insomma, già a me mi viene in mente, per esempio, una delle sfide papabili di Impact ai tempi tra Taya Valkyrie e Scarlett Bordeaux, grande sfida. Diciamo che alcune voci che rincorrono sul web parlano di una possibile sfida di WrestleMania addirittura tra Finn Balor e Killer Cross per il titolo massimo di NXT, anche perché comunque ora bisogna capire però la federazione Triple H nel caso se vorranno proporre un takeover a ridosso di WrestleMania. Io credo molto probabilmente di sì. Comunque, come valutazione complessiva, takeover che chi segue assiduamente NXT lo sa, non ci delude mai, mai. Quindi chi ha il network approfitti per vedere l'evento, oppure magari recuperate da qualche utente che più o meno carica sempre su YouTube o dal canale della federazione stessa, come
con la sintesi ampliata di quasi 8 minuti. E noi come prossimi appuntamenti quest'oggi, allora sicuramente ci vedremo per parlare per il resoconto finale della Coppa Italia di Serie A di basket maschile italiano Final Eight 2021. A me non mi resta che salutarvi. Inoltre, sapete, se non vi siete ancora iscritti al canale, vi piace, volete accendere la campanellina per avere le mie notifiche, fatelo. Mi trovate, lo sapete, su YouTube come Nicola De Lucia, su Facebook Nicola De Lucia, la paginetta Deluxe Television. Quindi, cari amici, io vi saluto, vi rinnovo l'appuntamento alle prossime occasioni. Il resto, buon proseguendo di giornata di settimana e alla prossima, Frec, ciao!